Prima di dare loro le vostre domande, giusto due commenti su quello che appunto ha presentato Luigi. Ricordate prima quando ho detto comportamenti del fondo? Adesso Luigi ha fatto anche la segna quattro fondi di Casa Raiffeisen e ha anche detto, non è che uno migliore dell'altro, c'è l'evoluzione, eccetera. No, no. Sono quattro fondi completamente diversi che si comportano in maniera diversa. Giusto per darvi un'idea, il primo è standard 50-50, si comporta come tutti i bilanciati classici del mercato. Il secondo è quello che vi dà la stabilità di rendimento, DAC. Quindi se io voglio comprare una stabilità di rendimento, che non significa non perdere, attenzione, molto più stabile degli altri, poi in obbligazionario, stabilità per mezzo devo comprare il DAC, a 15 anni di track record l'ha dimostrato. Se voglio un orizzonte temporale molto lungo devo comprare il 337, voi sapete che Risparmi è il modello principale dei fondi pensione americani. Chi ha inventato Risparmi è diventato ricco, perché gestisce oggi qualcosa come 70 miliardi di dollari, parlando della società Bridgewater, e proprio un arco temporale lungo, proprio perché Risparmi, mentre gli asset class sono basse, va a investire in maniera pesante, l'ho fatto vedere prima quel comodo, perché si ritrova, voglio dire, nel tempo con la leva dei prezzi da paura, perché media e costi di carico, è un po' quello che fa, però ci vuole molto tempo. Invece il nuovo arco è completamente diverso, cioè segue il mercato ed entra nel mercato quando il mercato cresce ed esce dal mercato quando il mercato si sviluppa, è molto diverso. Per cui i comportamenti di all-in sono essenziali, perché dovete sempre capire chi davanti avete davanti, cioè il vostro cliente, qual è il profilo e qual è il tutto orizzonte temporale e soprattutto ogni fondo di questo, come si comporta e come si comporterà davanti ai mercati quando correggono o quando correggono tutti quanti. Non aspettatevi, voglio dire, una performance per esempio da risparmi a breve, cioè nel senso quando i mercati vanno in gol davanti, magari è questo perché sta mediando, però quando ripartono vi ricorderete nel 2009, quando i mercati sono ripartiti, il track record dei risparmi è migliore di un market per quanto bilanciato. Giusto per darvi un'idea. È sempre importante questo, perché sapete sempre dove vi trovate col vostro cliente. Bene, noi abbiamo concluso a questo punto le vostre domande. Non so chi mi risponderà, comunque vi ringrazio l'anticipo per la risposta. Ipotizzando quali sono in questo momento i governatori ad equilibrare che dipendono per le sorti dell'andamento dell'economia o perlomeno della fastidietta magica blu in questo momento. Ma mi chiedo, le economie evolute possiamo ipotizzare che siano cadute nella famigerata trappola della liquidità? Sulle economie evolute io sono libero del fatto che noi dobbiamo per diversi motivi rivedere un po' quelle che saranno in futuro le possibilità di crescita, cioè è chiaro che alcuni andamenti di tipo demografico e tecnologico fanno sì che per le economie come lei diceva evolute, quindi comunque l'Europa, per tutti, l'Europa, tassi di crescita molto elevati come li abbiamo visti in passato, probabilmente per un po' di tempo non li vedremo più. A meno che non ci siano particolari provvedimenti, cioè se ne do una risposta, come dire, su un orizzonte di investimento lungo, qualcuno in questo periodo, anzi, sta parlando di secular stagnation per quanto riguarda l'economia avanzata. Però, a meno che non ci sia un cambiamento, ad esempio, tecnologico importante. Ripeto, in questo momento, guardando, ripeto, su un orizzonte lungo, è chiaro che per le economie evolute non possiamo aspettarci tassi di crescita molto forti, ci dobbiamo abituare a una situazione probabilmente più stagnante. Ma in fondo è un ritorno, diciamo, a un tasso di crescita medio di un lunghissimo periodo, cioè noi stiamo parlando di secoli. Quindi la trappola della verità
come logica in questo momento ci può stare, però sa, i cambiamenti che possono avvenire anche in breve tempo, soprattutto dal punto di vista tecnologico, di produttività, o anche fattori esterni esogeni che possono essere fattori politici, militari o qualcosa del genere, potrebbero notevolmente cambiare la situazione. Però che ci sia questo punto, ripeto, soprattutto vedendo anche una certa condizione demografica, parlo penso all'invecchiamento della popolazione, è chiaro che ci sta questa visione. Quindi il mondo sicuramente è cambiato, da quello che sono a Roma, che i paesi emergenti comunque sia hanno potenzialità di crescita totalmente diverse rispetto all'Europa, non ne beneficeremo probabilmente, ma il centro politico del mondo si è spostato, secondo me questo è il dubbio. Noi viviamo un periodo, non voglio dire decadente, ma un periodo in cui chiaramente la palla è passata là, ci sta come visione. Però questo non vuol dire che a livello gli investimenti non si possano ottenere dei buoni risultati anche in Europa, perché ci sono sicuramente delle situazioni, dei momenti in cui per quanto riguarda gli investimenti in mercati finanziari si possono ottenere buoni risultati. Se guardiamo invece l'aspetto più economico di crescita, è chiaro che noi ci dobbiamo abituare a pensare che quando facciamo un 1,5% già dobbiamo essere abbastanza contenti. Ripeto, a meno di cambiamenti improvvisi a livello globale. No, questa la tengo come mia personale visione. E se dovessimo estendere la trappola della liquidità, si può ipotizzare che i tassi falsi bassissimi continueranno per molto più tempo rispetto al previsto? Certo, assolutamente sì. I tassi, è quello che dicevamo prima, cioè gli americani insegnano. Gli americani sono, come dire, sono abituati ad alzare i tassi in maniera molto veloce e molto elevato, cioè, ma perché la loro, come dire, economia è basata sui consumi. Quindi questa volta non hanno visto i consumi partire e quindi stanno soffrendo, non sanno quando alzare i tassi per alzare i tassi. Ma perché? Perché l'antibiotico della liquidità, dove per loro ha funzionato, comunque sta funzionando in maniera molto più lenta di quello che loro pensavano avrebbero destinato. Quindi lo spettro che è davanti a noi può essere anche molti anni di tassi bassi, moltissimi, assolutamente sì. Ma è meglio dire una crescita bassa che non una situazione. Cioè, finché siamo una crescita bassa, problematicità ce ne sono, ma molto meno, voglio dire, di quello che può essere invece una crescita diversa. Questo sì. Buongiorno. Io volevo chiamare un attimo Hayekid. Cioè, pure ultimamente un po' si parla, in cui ne abbiamo parlato, ma altre volte si sorgono un attimo. E volete un distinguo da Hayekid? America, USA e invece poi l'Europa, certo, emergenti, o si parla del in generale o forse il caso di fare un distinto per quanto sì. Gli sforzi che arrivano negli anni, no? La percentuale di sforzi, però se ne parla in maniera un po' non molto chiara, perché ultimamente mi fa un po' paura. No, allora, i livelli che ha presentato prima Florio su Derisa sono, diciamo, marcatamente europei per quanto riguarda quello che è la nostra azienda. Vi ricorderete, c'è quella slide che fa vedere i corsi di anni, no? Io normalmente mi piace molto quella slide perché fa vedere esattamente che per trovare rendimento è molto più facile scendere in verticale che non andare in orizzontale. Per trovare la metà del rendimento a 10 anni di una, come dire, di un doppio A, di un A, lo trovo molto più veloce a un anno di un investimento di un stato di investimento. Per cui la tendenza con questi spread è quella di andare, diciamo, verso il corpo di tempo. Detto questo, però, è chiaro che una fase di partenza di tassi americani, non europei, americani, perché dobbiamo sempre ricordarci che i cicli sono diversi, attenzione. Quindi l'America ha fatto il tapering e ha finito il quantitativo. Noi siamo proprio all'inizio, perché sono stati fatto 9 mesi, e anzi, sembra che lo voglia prolungare. Per cui noi siamo, l'America è la fine del ciclo. Si tratta di capire come riassorbe tutto il denaro che ha messo, diciamo, nell'economia o meglio nella finanza, mentre l'Europa, vuol dire, lo sta ancora rimettendo da 9 mesi, sembra che debba andare avanti, non solo per 18, ma forse anche di più. Quindi, diciamo, il ciclo è completamente diverso. Questo cosa vuol dire? Che noi in Europa non ci aspettiamo un rialzo dei tassi, così come in America, tra 3 mesi o tra 6 mesi. Quindi la nostra logica è quella di aspettarsela molto più in là in Europa. E anche lì non crediamo che la crescita sia uguale a quella che si sta rivelando, quella finale,
ma guarda per gli Stati Uniti, se va bene, non dimentichiamoci che in Europa siamo 28 e già i primi 4-5 stanno per andare d'accordo, mentre l'America è un solo. E quindi il distinguo c'è, stiamo parlando di europei, aiuta, soprattutto voglio dire legato al fatto che siccome i tassi non li vediamo salire, forse per i prossimi 2 anni, 3, forse anche di più, l'aiuto europeo sicuramente non avrà impatti diversamente da quello americano. L'americano potrebbe avere impatti per due motivi, primo per l'effetto del fatto che i tassi possono a breve, non nel medio lungo, a breve intaccare diciamo, i corsi, due aiuta. Quindi sì, parliamo di Europa. Tanto è vero che poi mi siamo specializzati nella prestata ai europei. Se posso aggiungere poi chiaro, in altra differenza, che l'aiuto americano può essere anche inficiato di più dall'andamento del petrolio, esatto. In quanto molte aziende emittenti di aiuto americano sono più legate al settore petrolifero, quindi hanno quel tipo di problematica, cose diverse in Europa, dove invece se vai meglio a vedere gli emittenti di aiuto, non sono esposti particolarmente a questo tipo di settore. Una considerazione sullo smarcamento World One sulle volontà americana. È stato appunto detto che la Cina è molto vicino. Questo smarcamento considererà ancora maggiormente l'impatto positivo o negativo nei confronti dei mercati e dai voti? Questa è una domanda. Io trovo che la più grande difficoltà che abbiamo con la Cina e le loro riforme è la nostra pazienza è molto più basso di mercati che ci danno loro. Eventualmente, RMB sarà convertibile a altro momento, eventualmente, ma bisogna andare a sede. È così necessario, già come il crude train, Shanghai, Hong Kong, le connessioni delle borse, cioè pensare che la borsa del Shanghai è 4,6 miliardi di dollari di grandezza, non è piccola. E lasciamo trattare 40 miliardi di dollari su 28, quasi 30 miliardi di dollari su e giù da Hong Kong liberamente. Ok, questo è il primo passo di, diciamo, mettere i piedi nell'acqua, come va perché altrimenti le banche a Hong Kong riescono a gestire questo tipo di liquidità. Loro vogliono fare Shanghai un porto indipendente, che dove il libero scambio di moneta è più fattibile, eccetera, eccetera. E stanno facendo questi tipi di riforme. Il problema è che la grandezza dell'economia cinese, cioè tanto di problemi che saltava fuori in agosto, è che la Cina vuole avere il suo moneta riconosciuto come moneta internazionale. Loro lo vogliono a tutti i costi. Da WTO, quando Clinton presidente durante la crisi asiatica, loro vogliono, cosa vogliono essere riconosciuti come economia seria giocatore nel mondo. Questo per loro è importante. Allora quando recentemente questa includere la moneta cinese nel basket delle monete in queste cose, loro hanno detto no, la moneta è troppo chiuso, no? Il capo di controllo della Cina è abbastanza forte. Da anni gli americani dicevano, ma voi cinesi, le monete è sopravvalutato, bisogna fare qualcosa, lascia libero un po' la vostra moneta, eccetera, 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 eccetera. E loro hanno questa fascia di banda. No, di solito la lasciano andare come loro vogliono. E allora, cosa hanno fatto? Allora, apriamo un po' la banda e lasciamo i mercati decidere dove andare lì. Parliamo di un'apertura della finestra grande così. E cosa è successo? Non è che scende di 10%? E costava miliardi di dollari per i cinesi per sostenere, per gli americani per no, proprio più importante. No, quello che succede è l'opposto. Il risultato di quello è che i mercati finanziari sono crollati. Quel filino di apertura verso
creatività di moneta ha creato. Noi i cinesi non possono da oggi da domani, eccoci, moneta libera, wow wow wow, party party party, finisce così. Perché se un piccolo operatura è così, ha fatto un risultato nel vostro così forte, figuriamoci perché, cioè, il punto che voglio dire è che dobbiamo avere queste tipologie, ci vuole tempo. La maggior parte di queste riforme vogliono essere fatte entro 2020. Secondo me ci vuole di più. Ma la liberazione della moneta, altre cose, è già. Però anche lì, la Cina non ha mai sviluppato il mercato di pubblicazione nel serio. Come c'è? Allora questo è un altro modo in cui il trattamento della moneta internazionale può essere anche fatto via dei corporates, via delle municipalità, via del governo. Loro stanno sviluppando il mercato pubblicazionale, non c'è un sistema, ma comunque stanno facendo i passi nella direzione giusta, ma bisogna avere pazienza e queste cose ci vuole veramente tempo. Ti ho fatto questa domanda perché siamo un po' di tempo e poi comunque siamo qua per il punto di vista. Buongiorno, vorrei chiedere la nuova fondamenta, che tipo di prospettiva avete, perché è stato uno dei peggiori fondi tra i competitor e magari diventa un pochino più dinamico, perché sicuramente quello di distribuzione è stato molto per l'utente. Ma allora sì, non solo quello di distribuzione, perché sì, è chiaro, quello costa più, così. Ma allora, il fondo fondamentale globale era nato nel 2010, perché voi vi ricorderete, per chi lo conosce, in quel momento avevamo, diciamo, oltre che lo spread vicino a 600, una paura generalizzata sui mercati obbligazionari che dava luogo, diciamo, alla paura di rovinare l'euro, no? Vi ricorderete? E quindi, tecnicamente parlando, i fondi, diciamo, che in quell'epoca investivano, diciamo, fuori dall'euro, avevano un grande consenso proprio perché era una specie di assicurazione, e qui non incontrerò mai di dirlo, era una specie di assicurazione contro la rottura dell'euro, no? Per cui, che cosa succedeva? Il criterio secondo il quale noi abbiamo implementato questo fondo era solo quello di gestire il merito di credito, no? Di gestire le valute nette, di gestire la duration, quindi il tasso di interesse. Perché? Perché il merito di credito si diceva che c'erano e ci sono dei paesi che fondamentalmente rispetto all'euro andavano meglio a livello economico, come diciamo fondamentale. Che cosa è successo? Che da questo punto di vista molti investitori, questo l'abbiamo incontrato dopo, hanno, come dire, usato questa assicurazione in maniera molto più importante nella loro allocazione di portafoglio di quanto avrebbero dovuto, perché man mano con il tempo, dal 2010 al 2015, è chiaro che con la quantitative easing, ma soprattutto ancora prima, quando Draghi disse whatever it takes, quindi poteva succedere di tutto finché poi l'euro sarebbe stato salvato. Quello è stato un po', come dire, il momento in cui dell'assicurazione, sto parlando estremamente, in maniera molto chiara e molto trasparente, e se ne sentiva molto meno bisogno, chiaramente, perché mentre prima ero a rischio, a un certo punto invece della mia assicurazione è arrivata Draghi, era Draghi che ha detto l'assicurazione la metto io, cioè, no. Quindi whatever, tutto quello che succede io lo devo comprare, non posso tollerare che l'euro venga rotto. D'altronde si è visto anche recentemente, non solo sul caso Grecia, prima volta, ma anche seconda volta, no? Quindi ha voluto che l'euro, voglio dire, continuasse a contenere su quello. Questo ha fatto sì che investire, diciamo, in paesi anche dalle economie, come si è detto anche Marx, molto più vigorose, molto più interessanti, per quanto queste economie sono molto più interessanti della zona euro, i risultati, voglio dire, difficilmente si vedono da questo punto di vista, perché basta una valuta, molte di queste economie sono legate al dollaro e chiaramente da questo punto di vista abbiamo visto che il motivo per cui assicurarsi viene sempre meno, no? Da questo punto di vista. Allora, quello che vogliamo fare è
noi non vogliamo, come dire, dinamizzare la nostra gestione legata al fatto che dobbiamo costruire la luce o dobbiamo costruire la creation, perché comunque ci sono rappresentate 6 aree nel mondo con cicli diversi, con valute diverse, con duration diverse. Dire che, faccio un esempio, i tassi di interesse stanno crescendo in America, o aumenteranno in America, beh, la domanda è in Svizzera c'è la stessa roba? E in Polonia verranno, diciamo, impattati dal fatto che in America no? Allora, perché chiudere la duration è accorciata, o perché andare, diciamo, a chiudere dei tassi di cambio? Perché comunque io credo che a medio e lungo termine l'economia indonesiana sia migliore di quella europea e quindi ha un livello di merito diverso. Allora, l'idea è, non è sicuramente sconfessare il nostro modo di fare, quello che abbiamo detto è chi, come dire, pesa nel suo modo di sentire, nel suo modo di vedere, che questa assicurazione non debba essere sottoscritta, quel fondo non lo deve avere. Per chi pesa che questa assicurazione debba essere sottoscritta, beh, deve capire dal suo cliente quanto è disposto a mettere nell'assicurazione, perché se succede, vuol dire che l'euro viene rotto, chiaramente il fondo, diciamo, sale e salva, no? Però chiaramente, questo lo torno a dire, nel tempo, in questi 5 anni, visto quello che Draghi ha detto un paio di anni fa, forse anche di più, è chiaro che viene meno, no? Da questo punto di vista, cioè un fondo emerging market lo carbone, per intenderci, che non è la stessa cosa, perché nel fondo, diciamo, in questione ci sono anche il 50% dei titoli di paesi delle economie sviluppate, che peraltro nel maggio 2013 hanno sofferto molto di più la valuta, e io mi ricordo che la Norvegia, Canada e Australia hanno perso quello delle bombe incredibili sulla valuta, addirittura di più di quanto non avesse preso, diciamo, da carne al giro. Il tema qual è? Che sostituire, diciamo, un fondo, comunque migliorarlo da questo punto di vista, non ha un senso, perché la ragione strutturale è altrove. Cioè, se io voglio investire in quel fondo è perché il cliente chiede un'assicurazione sulla rottura dell'euro. Se oggi, vuol dire, non ci sono le condizioni affinché l'euro si rompe, non so quanto interessante, voglio dire, sta. Cioè, a meno che la mia assicurazione non è a 10-15 anni, e allora sicuramente, voglio dire, l'andamento dell'utente viene, come dire, sicuramente differenziato, viene convertito in qualcosa di diverso a 10-15 anni. Ma se devo guardare la rottura dell'euro 1-2 anni, io, da quello che dice Draghi, non dovrei assicurarmi. Non so se sono stato chiaro e trasparente. Bene, noi vi ringraziamo e vi aspettiamo tutti. Grazie ancora.